ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. Rieccoci qui ragazzi con quello che è il miglior appuntamento all'interno di questo canale, ovvero il video mattutino delle 7:30. Ragazzi, l'opera ad impianto a pressione è quasi completa, mancano solamente ben due pezzi. Ieri mattina, ore 10, come abbiamo potuto vedere dalla live ragazzi, è stato montato l'intero pezzo del braccio destro. Quindi partendo dalla spalla fino in giù, arrivando alla mano ragazzi, il pezzo è stato montato interamente. Adesso se lo andiamo a guardare così frontalmente, che cosa manca? Manca l'avambraccio e mano destra, in questo caso sinistra, più la testa, che ovviamente ancora non risulta essere all'interno dei file del gioco. Però come vi ho detto nel video mattutino di ieri, tra il 14 luglio ed il 20 luglio dovrebbe essere implementata la patch 9.40. Sicuramente arriverà tra martedì e mercoledì come sempre. Ma poi secondo voi come sarà la testa ragazzi di questo imponente robot? Intanto Giorgetto è sempre qui a saldare cose invisibili, va bene, se lui va bene anche a me. E sapete un'altra cosa? Oggi abbiamo... Stai zitto, per favore. Oggi abbiamo nuovamente un post di Donato Mostarda. Infatti quest'ultimo ha cambiato come sempre la propria posizione da construction a starving. Starving tradotto letteralmente significa affamato. Abbiamo già visto un post simile in precedenza, riferendosi ovviamente alla creatura che al momento sta vivendo nel mare, quindi il mostro che tutti noi affronteremo a fine season, ovvero il Cactus. Ed il post prima diceva hungry, affamato quindi di non so cosa. In questo caso però la parola starving ragazzi deve essere intesa come proprio morendo di fame. Quindi il Cactus in questo momento sta proprio morendo di fame e credo che a breve ragazzi succederà qualcosa in gioco. Mi sa tanto che qualche struttura nelle prossime ore, non si sa quale, potrà andare a terra. Secondo voi ragazzi, quale parte della mappa, quale edificio subirà tali danni? È un evento che secondo me ci sarà nelle prossime ore. Un qualcosa che ovviamente non si può purtroppo vedere in live, ma bisogna cambiare lobby. Proprio come è stato con i danni causati a Spiaggia Snob, Sponda del Saccheggio o Parco Pacifico. Comunque ragazzi, non temete, scopriremo tutto tra pochissime ore. Intanto vi lascio una bellissima immagine di come si presenterà completamente il robot una volta finita. Ovviamente senza testa perché ragazzi appunto non è tra i file. Però ragazzi guardate che bella creazione, devo dire che non è niente male. Ormai siamo proprio a fine stagione, la Epic deve darci dentro, dovremmo riuscire a vedere sempre e sempre più mini eventi in arrivo. Non vedo l'ora di portarvi tutti questi contenuti tramite video e ovviamente live signori. Detto questo, noi ci spostiamo nello shop giornaliero perché oggi è straricco di oggetti, non ho mai visto uno shop del genere. Rieccoci qui tornati nel menu ragazzi, andiamo a cliccare subito sul negozio oggetti ed eccovi lo shop di oggi. Cosa non hanno implementato? Ci sono tutte le skin dei 14 giorni d'estate, anzi ne mancano forse due, ma non fa niente perché va benissimo così ragazzi, va benissimo così. Alla deriva, beach bomber, piedone, c'è tutto raga. Ovviamente sono skin che abbiamo conosciuto giorno dopo giorno nei 14 giorni d'estate. Devo dire la verità ragazzi, sono stati dei 14 giorni davvero belli ed interessanti. Ogni giorno una nuova sfida. Nello shop poi non mancava mai qualcosa di nuovo, quindi over the top. So che conosciamo tutti quanti queste skin, però ragazzi una rinfrescata non fa mai male. Allora, alla deriva skin da 1500 V-Bucks, la apprezzo sia in tutte le sue forme, quindi primo stile, secondo stile. Il backpack raga poi mi fa impazzire, anche perché ogni volta che saltiamo comincia a spruzzare acqua. Il piccone che era già all'interno del nostro inventario gratuitamente, ma in questo caso si è trasformato in una doppia lama, costa 1200 V-Bucks e riascoltiamo il suo suono. Bello bello bello, leggero però mi piace. Continuando, che cosa abbiamo? Allora, la sua copertura kitsune, raga, questa è davvero bella. Non si presenta benissimo su ogni singolo oggetto, come ad esempio sullo sniper non si riesce a intravedere la kitsune, però va bene così. Continuiamo anche con il deltaplano, raga, questo bellissimo, anche se è già stato riproposto per altre skin purtroppo. Abbiamo Stella Marina, un'altra skin da 1500 V-Bucks. È una skin che personalmente ho apprezzato parecchio. È strafatta bene ragazzi, ha dei colori fantastici. Il suo backpack con questi coralli e questi pesciotti, nulla da dire. Cosa abbiamo? Il suo piccone. No, Medusa, Medusa raga, Medusa mi ha fatto impazzire la shoppai non appena uscì nello shop, quindi 1200 V-Bucks per questa mega medusona che appunto è un deltaplano. E poi ovviamente abbiamo il piccone, ascoltiamo, 1200 V-Bucks per conchiglie distruttrice. Molto tagliente. Ragazzi, il beach bomber volete che ve lo presenta anche? Vabbè dai, se ci tenete, credo che sia una delle skin più vendute negli ultimi giorni. 1200 V-Bucks per la nostra bombarola estiva, shoppata istantaneamente, però ragazzi vi dico la verità, la apprezzo ancora di più senza questo backpack. Dopo di lei abbiamo la sovrap da 300 V-Bucks, stelle lucenti. Eccovela qui ragazzi, che come già detto secondo me ragazzi almeno per questa skin doveva essere una wrap animata, quindi
sbaglio enorme. Concludiamo il suo set con il deltaplano. Eccolo qui. Mi piace il suono. Mi piace. Sui jet giornalieri, ragazzi, che cosa abbiamo? Anche se secondo me dovevano essere tutti quanti in evidenza perché sono tutti strabelli. Abbiamo doppio gioco, sfrigolante e colpo. Doppio gioco è la prima skin che ci sta, però non lo so, ragazzi. La sua conchiglia mi piace, ma c'è di meglio, c'è di meglio. Sfrigolante, emote da 800 V-Bucks, ragazzi. E che vi devo dire, ragazzi? Che vi devo dire? Attenzione a non far bruciare gli hamburger. Anzi, rettifico, non fateli carbonizzare. Perché se rimanete troppo con questi mod, appunto, si... Ah, non lo so, ragazzi, si bruceranno. Ed è dire poco, bruceranno, fidatevi. Continuando, abbiamo colpo, skin da 1200 V-Bucks. Che appunto l'andrei ad affiancare alla skin Jolly. Non mi fa impazzire, però il suo backpack dell'ama, stile tribù, è pazzesco. Abbiamo poi Piedone, un'altra skin da 1200 V-Bucks. Sinceramente non so quante persone, ad esempio tra di voi, hanno shoppato questa skin. Forse pochissime. Ed infatti chi ha fatto la Epic, sapendo che è una brutta skin, è andato a piazzare questo backpack così. Perché con la manazza di pesce secco sicuramente molte più persone avrebbero shoppato questa skin, ed è vero. Poi qui ovviamente abbiamo anche il simbolo di Aim, e tralasciamo. Però ragazzi, povero pesce secco, rip pesce secco. Ultimi tre oggetti, ragazzi. Onda di marea e questa, raga, non le si può dire nulla. Che bellissima wrap. Proprio bella, mamma mia. Guardate il quad, oddio. Costicchia però, costicchia. 700 V-Bucks è tantino. Ultimi due item, ragazzi. Fenicottero reale e flamingor. Mamma mia, a me piace un sacco questa skin. Non so perché non è stata così tanto apprezzata dalla community di Fortnite. 800 V-Bucks per questa super skin. A lui si va ad affiancare anche un altro item, ovvero flamingor. Ascoltiamo il suo suono, piccone da 500 V-Bucks. Vabbè. Raga, come sempre vi ricordo che se volete potete supportare tutti questi video mattutini, tutte le live che vengono caricate sul canale, cliccando qui in basso a destra su supporto un creatore e digitando al centro della schermata il mio codice JKRMartex, tutto attaccato. Cliccate su accetta e aggiornatelo ogni 14 giorni. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e noi ci becchiamo in un prossimo video. Un salutone da Martex. See ya, brothers.